Il paesaggio yemenita non è solo deserto. Lo Yemen si affaccia sul Mar Arabico, sul Mar Rosso e sul Golfo di Aden ed ha quasi 2000 km di coste. A largo poi ci sono le isole, sono molto numerose e formano degli arcipelaghi. Il più famoso è quello di Socotra, un nome che sembrerebbe derivare dal sanscrito, isola felice, un aggettivo che ricorre spesso nell'etimologia yemenita. La prima volta che in Occidente si parla di Socotra lo si deve al poeta Virgilio, che la chiama Pancaia e la collega al mito della Fenice. Poi ne parla anche Marco Polo ne Il Milione. Oggi invece l'isola è una base di rifornimento per le numerose bande di pirati che infestano la zona. Dal punto di vista naturalistico, Socotra è una riserva della biosfera dell'UNESCO, un patrimonio mondiale di biodiversità. Staccatasi dal Corno d'Africa 6 milioni di anni fa, Socotra è un esperimento ancora in corso sull'evoluzione biologica, iniziato in epoca preistorica. Per questo motivo è stata battezzata Riserva della Biosfera nel 2003. Su quest'isola misteriosa esistono numerose leggende. Per i fenici era la dimora dell'araba fenice ed era anche campo di battaglia di scontri fra draghi ed elefanti. Gli antichi racconti dei viaggiatori la descrivono come un covo di potenti stregoni capaci di renderla invisibile, cosa non lontana dalla realtà, dato che le tempeste monsoniche in effetti la rendono inavvicinabile e difficilmente localizzabile. I monsoni dominano i ritmi dell'isola. La pesca si ferma durante i forti venti e i pochi abitanti sono costretti a spostarsi nell'entroterra, mentre i collegamenti con la terraferma sono ridotti al minimo. La sorprendente ricchezza della flora e della fauna è il risultato di questo isolamento. 190 specie di uccelli, 800 di coralli, 27 specie di rettili, di cui 24 sono endemiche, 730 di pesci tropicali e 900 specie vegetali. Rami esili coperti a tratti da piccole foglie verdi partono dal tronco tozzo dell'Adenium obesum, o oleandro africano. Originario appunto dell'Africa orientale, può raggiungere un'altezza di 3 metri. È una pianta che si è adattata ai lunghi periodi di siccità, sviluppando un sistema di immagazzinamento dell'acqua. Sull'altipiano del Daxem, un'area più elevata dell'isola, cresce invece un albero chiamato sangue di drago, per la resina rossa detta cinabro che cola dalla sua corteccia. Era usata in tempi antichi per laccare il legno, come incenso e come medicina. Il nome scientifico di questa pianta è Dracaena cinnabari. Si tratta in realtà del leggendario drago di Socotra, che cresce sui rilievi e arriva ad un'altezza fra i 3 e i 10 metri. Dalla forma surreale, come un albero piantato al contrario, con le radici al posto dei rami, è un vero e proprio gioiello botanico. La leggenda narra che l'albero crebbe laddove era seppellito Abele dopo essere stato assassinato dal fratello Caino, e per questo fu chiamato anche albero dei due fratelli. Togliere o ridare la vita. Questo sarebbe il magico potere del drago di Socotra. I pochi pescatori che riescono a vivere su quest'isola si riparano in accampamenti in pietra lungo la costa, in balia delle condizioni atmosferiche. Vivere su quest'isola è difficile, davvero difficile. Durante il monsone, poi, il mare è sempre mosso, troppo mosso per uscire in barca. Dobbiamo spostarci, trovare baie protette.
Ne conosciamo alcune, ma pescare con il monsone è difficile, troppo difficile. Hanno accolto un'esistenza dura, ai limiti di quella che consideriamo civiltà. Semplicemente vivono da yemeniti, come hanno fatto i loro padri, in questa terra inclemente e splendida, non curanti del passare del tempo, del mutare delle epoche e dei costumi. Socotra è considerata il gioiello di biodiversità del Mare d'Arabia. 300 specie di piante, più del 30% del totale, sono endemiche, non nascono in nessun'altra parte della terra.